Ma Italia, un buon inizio di settimana a voi tutti. Avete mai sentito parlare di Kick Batowski? In Italia è stato soprannominato Chiapposchi. Ma niente, per carità, è un personaggio della Disney, una delle ultime creazioni della Disney, creato da un italiano che si chiama Sandro Corsaro, Stefano Salimbeni. Si chiama Kick Batowski, un nome che nello slang americano non lascia dubbi sul suo carattere. To kick butt significa letteralmente prendere il mondo a calci nel sedere, ma si usa per descrivere uno che ci sa fare o che, se non altro, prende la vita di petto. Kick Batowski! E lui, questo bambino terribile dei sobborghi, molto coraggio, poca statura, che sogna di diventare uno stuntman, i calci nel sedere li sta dando alla concorrenza, ben più mortale nel settore dell'animazione dei dirupi che affronta con lo skateboard. Il suo show è infatti il più visto sul canale Disney XD e dal lancio ufficiale, un paio di mesi or sono, è già in onda in 16 nazioni e tradotto in 10 lingue diverse. Io non fallisco mai. Non ho bisogno di presentare Kick a nessuno perché tutti lo conoscono già, spiega Sandro Corsaro, creatore del personaggio e direttore artistico della serie. È quel bambino che in qualsiasi nazione tu viva trovi al parco giochi, che si arrampica sullo scivolo e grida a tutti gli altri: adesso scendo, a testa in giù. I'm gonna go down the slide and I'm gonna go down backwards. Sandro era esattamente uno di quelli. Easton, Massachusetts, dove nacque 33 anni fa da padre italiano e madre svizzera, è esattamente il sobborgo un po' ovattato dove la classe media americana cresce i propri figli e dove quelli, con un po' di fantasia, usano innocui vialetti, rampe e cunette erbose per temerari acrobazie. Kick non è altro che la versione animata di Sandro bambino, eppure fu partorito nel punto geograficamente più lontano da qui, a Los Angeles, dove si laureò, esattamente nella biblioteca di Beverly Hills. Era il 22 febbraio 2002, racconta, stavo scrivendo un manuale di animazione, durante una pausa ho cominciato a scarabocchiare e ho avuto quella che chiamano un'illuminazione. Kick è nato in un giorno. Poi, per arrivare in TV, ci ha messo almeno 8 anni. Tuttavia, Sandro, a disegnare, aveva cominciato molto, ma molto prima. Si andava nel ristorante, la prima cosa che faceva è pane e burro, matita e schizzi. Non era per un'attività commerciale, lui era un artista. Il padre Mario, catanese, famoso per aver gestito per 50 anni il negozio di scarpe italiano più rinomato di Boston, abbandonò presto la speranza di avviare il figlio al commercio, da quando, racconta con affetto, mandò a casa un cliente con 2 scarpe sinistre. Tuttavia il suo esempio e magari un po' di genetica contribuirono ai successi del figlio, oggi direttore alla Disney di un team che varia dalle 50 alle 100 persone. Vedere mio padre parlare con tutti, ricorda, assicurarsi che ogni cliente uscisse dal negozio col miglior prodotto possibile e vedere la passione con cui lo faceva mi ha aiutato a diventare un buon comunicatore e a mettere quella stessa passione nel proporre i miei progetti. Adesso che rapporto ci avete? 2 amici, mi chiama Mario, tutti i giorni, 2 o 3 volte al giorno mi telefona. Oggi Sandro non è più un bambino terribile. In realtà, racconta Mario, non lo è mai stato. Nel suo sobborgo ci torna spesso, non quanto vorrebbe. E quando lo fa, pensa agli aspiranti Kick Batowski di questo e di tutti i sobborghi del mondo, sperando, confessa, che il suo show, oltre a farli divertire, insegni anche loro qualcosa di buono. Millions of kids. Io e la mia squadra raggiungiamo milioni di bambini in tutto il mondo, conclude. Dunque abbiamo una grossa responsabilità. Secondo me Kick è un modello positivo, è sempre ottimista, non si ferma davanti a niente. Ecco, il messaggio di fondo del cartone è proprio questo. Non lasciarti scoraggiare dagli ostacoli, grandi o piccoli che siano. Non soltanto cartoons, cartoni animati, ma...